Bene, sono le battute finali di questa campagna elettorale 2024, entusiasmante, effervescente, siamo tre liste a Filotrano, io e i miei avversari stiamo facendo un buon lavoro, soprattutto stiamo dimostrando e mostrando qual è la grinta che serve per amministrare un comune, quella grinta giusta che perché il popolo di Filotrano ha bisogno di gente determinata e stiamo mettendo in atto ognuno le proprie teorie e ognuno i propri programmi, soprattutto quello di sviluppo, il programma di sviluppo di questi due mesi, perché poi i programmi quelli veri, quelli da mettere in atto una volta eletti, sono programmi ben più importanti e soprattutto sono veramente entusiasmanti. Abbiamo puntato soprattutto sui giovani e sulla competenza. Giovani e competenza fanno sì che sia anche porti anche al risultato di quella parola esperienza, perché i giovani hanno la visione giusta per il mondo giovane, il mondo friendly, il mondo che cammina a passo veloce. L'esperienza la portano i miei candidati che hanno avuto già ruoli importanti in politica e sono quei candidati che mi servono per poi amministrare, mi serviranno per amministrare perché loro hanno l'esperienza giusta. È un clima di entusiasmo, di grande voglia di cambiamento e quindi lo percepiamo in tutte le riunioni, in tutte le occasioni. Con Luca Paolo Rossi, che chiaramente è trainante, è un combattente, è una persona molto determinata, ha tante qualità. Luca ha quella cosa in più, quel quid in più che può cambiare il volto di Filotrano, può far ritornare Filotrano agli antichi lustri, alle cose belle, alla bellezza, lui parla sempre di bellezza e quindi soprattutto a farla ritornare di nuovo attraente, invece che una persona anziana addormentata come ora, la facciamo diventare una bellezza, una bella signora.